grazie, grazie a tutti per aver accettato il nostro invito a questa conferenza stampa. Oggi mettiamo la prima pietra della stagione 2022-2023 presentando il nuovo mister giallorosso Cristian Serpini. Prima di conoscere meglio il mister, direi di dare la parola alla padrona di casa, al presidente Brunelli, per dare il benvenuto al nuovo tecnico e raccontarci anche quali sono state le motivazioni che hanno portato a questa scelta. Buongiorno a tutti. Permettetemi di cominciare l'intervento facendo un passaggio che non ho ancora fatto, almeno in maniera diretta, e voglio fare, ci tengo, perché abbiamo interrotto un rapporto importante, brillante, intrapreso appena un anno fa con Andrea Dossena, e la società ha fatto gli apprezzamenti ad Andrea in tutto l'arco del campionato, li ha fatti anche in questa fase. Mi piace personalmente riprendere il concetto che ha citato Andrea nella sua intervista finale, dove appunto ha fatto un passaggio molto particolare legato ai rapporti umani. Quindi abbiamo avuto un anno intenso, molto bello, molto brillante. Non parlo solo di risultati, parlo proprio del rapporto che si è restaurato e di cui va dato enorme merito ad Andrea Dossena. Quindi lo ringraziamo, lo salutiamo con affetto e con un grande abbraccio, così come salutiamo Samuele Olivi, che ha preso la stessa strada di Andrea, e ai quali ovviamente facciamo il più grosso in bocca al lupo professionale. Avevamo fatto dei passaggi nei mesi precedenti, li abbiamo fatti, non eravamo così sicuri che le ambizioni personali di Andrea e di Samuele non li conducessero dopo l'esito brillante del campionato a fare delle altre scelte. Ci sta, è una cosa che ovviamente va rispettata. Per cui nei momenti comunque anche cruciali, in perfetta sintonia, abbiamo cominciato anche a ragionare su quello che poteva essere un percorso diverso a seconda appunto di come finisse il campionato o meno. E diciamo che oggi sono estremamente soddisfatto di poter presentare e dare il benvenuto a Cristian Serpini, che ci ha dato una disponibilità importante, ci ha fatto capire fin da quando ci siamo messi a parlare qual è il tipo di uomo che portiamo a Ravenna. È un tipo di uomo che credo in modo assoluto che vada a ricalcare un po' quello che è il rapporto che si era creato con Andrea Dossena. Per cui questo è il primo elemento che ci ha portato a fare una scelta sulla persona, cioè sulle motivazioni che lui ha espresso, su quelle che sono state le sue volontà importanti, penso poi dopo lui possa confermare, di venire a lavorare a Ravenna. Dall'altra parte ci sono degli elementi altrettanto importanti, la capacità espressa sul campo, la carriera di Cristian, il modo di essere pervenuto a questi risultati che fanno un po' da corollario a quello che è il nostro pensiero. L'anno scorso il Ravenna era stato costruito per fare un campionato propositivo, e con Cristian noi siamo convinti di avere ancora questa possibilità, perché è quello che vogliamo fare, quello che vogliamo dare alla squadra e al pubblico. Cristian ha avuto dei risultati importanti, li ha ottenuti attraverso il gioco, e questa è la cosa che ci ha impressionato di più. Nelle stesse sfide con il Ravenna, interpretate in maniera diversa, quindi questo frutto di un ragionamento di base, quindi di un lavoro di fondo, ci ha convinto a pensare che Cristian possa essere la persona giusta per questa annata che andiamo ad iniziare. In più va messo sul piatto un coso di non poco conto, che Cristian ha una conoscenza importante della categoria, che non è assolutamente da trascurare, e ha una conoscenza importante anche del campionato che andiamo a fare oggettivamente noi come Ravenna Football Club. Quindi questi sono gli elementi che ci hanno portato a ragionare con lui e devo dire a trovare una sintonia molto, molto celere, perché appunto gli ostacoli non sono stati tanti, c'era la volontà da entrambe le parti, per cui in bocca al lupo a Cristian e poi lascio la parola a lui. Ecco, benvenuto innanzitutto, grazie al Presidente a questa
questa stagione, diciamo, di lotta tra Ravenna e Lentigione, dopo, diciamo, l'ultimo dispiacere che ha dato alla casa giallorossa nella fine degli playoff, oggi si trova a difendere questi colori, che sono le prime emozioni all'Arena, che sta vivendo l'Arena. Beh, le emozioni sono tante, perché chiaramente per me è un sogno essere a Ravenna, un sogno dato dal fatto che, insomma, non mi dimentico mai da dove sono partito, e quindi per me arrivare a Ravenna è sicuramente un punto importantissimo, e come ha detto giustamente il Presidente, ho avuto pochi dubbi sulla decisione. Con questo ci tengo in particolar modo a ringraziare il Presidente, i direttori e comunque tutti i soci che hanno preso questa decisione, perché per me è sicuramente una grande opportunità, un'opportunità perché la piazza di Ravenna è una piazza importante, perché la piazza di Ravenna viene da un'annata importante, quindi sicuramente la responsabilità c'è, ma non ci tiriamo indietro, nel senso che appena c'è stata questa ipotesi non ci ho pensato tanto, neanche di fronte magari a altre proposte. Io lascerei spazio alle domande, sicuramente ce ne saranno per conoscere meglio il nuovo mister. Prima di fare una domanda al nuovo mister, volevo capire una cosa dal punto di vista della società. Se puoi fare, come dire, sfondare il campo, fare con chiarezza nitida su quello che sarà, quindi, l'approccio al tema del pescaggio, ecco, cioè, perché poi mi aiuta poi a fare la domanda al mister. A oggi qual è lo stato dell'arte? A oggi lo stato dell'arte è semplicemente quello che stiamo aspettando, il campionato si è appena concluso, ci stanno approntando le domande di iscrizione in Lega Pro. Questo è il primo passaggio, ovviamente, da cui dobbiamo, non possiamo prescindere. Noi, come ho detto in precedenza, siamo attenti, stiamo valutando tutte le possibilità che ci possono essere. Chiaro che prima di tutto deve esserci un percorso di defezioni tale da, a quel punto si apre invece il discorso diverso, che è quello della possibilità o meno di accedere. Lo sappiamo tutti, quello che avete scritto è una cosa vera, è una realtà, una cifra importante quella che necessita per poter provare a fare questo tipo di ragionamento. Noi le stiamo valutando tutte le possibilità che ci sono state offerte fino ad oggi. E in questo momento non posso sgombrare il campo, perché non so se le possibilità che ci sono state palesate si concretizzeranno o meno. Quindi noi siamo, come abbiamo sempre detto, propensi a ragionare per il meglio di tutto quello che è il nostro progetto calcistico. È ovvio che dipende non solo da noi, in questo momento non dipende solo da noi, poi ci sarà un momento in cui dipenderà solo da noi e forse lì potremmo essere più chiari, a ragion veduta. Questo ragionamento qui a me basta, nel senso che ci sono società, per le regioni, che un giorno dopo che hanno vinto il playoff, sono chiamate fuori, quindi il Ravenna non si è chiamato fuori. Allora, alcune società, adesso non entro nel merito delle regioni, alcune in maniera oggettiva si sono dovute chiamare fuori perché ci sono delle carenze strutturali. Questo invece qua a Ravenna non è così, perché la carenza primaria strutturale non c'è, e quindi non c'è carenza. E quindi noi stiamo aspettando di vedere anche tutte le altre evoluzioni che ci riguardano e che frutto possono dare. Non vi siete chiamati fuori? No, chiamati fuori, l'abbiamo detto anche prima dello spareggio, l'abbiamo detto, cioè è chiaro che siamo consapevoli che è una scalata molto ripida, quella che deve portare al ripescaggio in tutti i sensi. È una possibilità che stiamo valutando, certamente. Detto questo, faccio una domanda per sé. Detto questo, voi in questo momento ragionate per la Serie B? Mi sembra che abbia detto a chiare lettere Andrea Grammatica, che è colui che si sta occupando dell'area tecnica, che il percorso deve essere questo. E poi mi sembra che abbia anche detto che ci sono delle potenzialità in corsa, evidentemente da porre in atto laddove dovesse esserci un percorso diverso. La domanda più onastica era solamente per introdurre
riprodurre. Sì, no, no. È così. Riprodurre la domanda al ministro. Come dire, l'anno scorso Cossena si è presentato qui dal primo giorno e disse: noi siamo qui, il nostro obiettivo è cercare di vincere tutte le partite, o il maggior numero di partite possibile. Era come dire, un grido di battaglia abbastanza importante. Volevo capire se lei visto ne ha uno simile o come dire, un altro approccio al momento alla Serie B, se lei insomma, come si approccia a questa avventura, tenuto conto dell'obiettivo che non ho chiesto al Presidente, ma l'idea che ci immagino. Posso? Semplicemente questo vuol dire, ma non voglio togliere la parola a Cristian. L'Entisone ha fatto gli stessi punti del Ravenna l'anno scorso, quindi non dimentichiamo, perché tutti ne hanno sempre viaggiato mentalmente, anche io per primo, Rimini Ravenna, ma io mi ricordo che quando si è andati a vincere a Lentigione, poteva anche esserci un De Profundis, no, non hanno mollato di un centimetro, si sono rialzati, perché avevate perso, se non ricordo male, anche con Rimini, cioè era finita per, anche nella mia testa, cioè, beh, loro non ci sono più. Per cui secondo me lui ha la stessa forma mentis, nel senso che se ne ha vinte così tante quest'anno, spero che non voglia cambiare atteggiamento questa scusa. No, la risposta era proprio in linea con quello che sta dicendo il Presidente. Veniamo secondo me da due annate, io, la mia personale e quella di Ravenna, che hanno detto tanto sulle vittorie, quindi la voglia di andare indietro non c'è mai. Quindi se siamo qua, chiaramente siamo qua per cercare di migliorarci. È chiaro che sappiamo tutti che l'asticella è molto alta, perché quello che abbiamo fatto entrambi l'anno scorso è veramente, veramente tanto, però è normale, il credo di battaglia è quello che se abbiamo fatto questo matrimonio per portare il massimo che possiamo portare alla Ravenna. Detto questo, ci vuole sempre l'umiltà del rispetto degli avversari, ci saranno probabilmente in questo momento in altre conferenze stampa che stanno dicendo le stesse cose, quindi... Però non ci dobbiamo preoccupare degli altri, noi ci dobbiamo preoccupare di fare un grande campionato con il massimo dell'ambizione. E di certo, insomma, il nostro percorso sia del Ravenna che del Mister dicono che la volontà è quella di proseguire per questa strada. Quando lei dice migliorare l'anno scorso. Migliorare l'anno scorso ha detto l'obiettivo. No, migliorare l'anno scorso non vuol dire per forza vincere, però è normale che quello che dico, che io non vengo qua pensando di far peggio dell'anno scorso, perché sennò non potrei fare questo mestiere. Detto questo, ripeto, i campionati purtroppo c'è quello che fa Ravenna, poi c'è quello che fanno le altre squadre. Probabilmente quello che ha fatto Ravenna quest'anno in altri gironi, in altri campionati, sarebbe stato primo posto. Quindi dopo ci sono gli altri, ci sono gli avversari che non sappiamo come si presenteranno, magari ci auguriamo di no, c'è una squadra che fa 100 punti l'anno prossimo, però quello che dobbiamo fare noi è quello di continuare a lavorare per migliorarci, migliorare le prestazioni della Ravenna, no, cioè nel senso che io sono un amico con Andrea, lo rispetto, lo apprezzo, lo saluto, gli faccio in bocca al lupo, quindi non è che mi sento di dire dobbiamo far meglio della Ravenna dell'anno scorso, però dobbiamo cercare di mettere assieme quelle che sono insomma le capacità di questa piazza, che sono altissime, cercando di mettere delle idee che sicuramente in qualcosa cambieranno per fare un campionato molto ambizioso. Questo è fuori discussione. Come anche Luca su stampa aveva rilevato, alla fine della fiera il 20 giugno l'anno scorso ha fatto meglio della Ravenna, vinto la partita a tavolo, quindi sul campo il Lentigione ha forse anche meglio del Ravenna, quindi lui insomma, anche orgoglioso, ha preso l'allenatore che ha fatto meglio. Ma no, è un peso questo qui? No, io no, paura mai, nel senso che ripeto, sappiamo tutti quello che abbiamo fatto nel passato, dobbiamo cercare di guardare avanti, cercare di fare molto bene, però paura di niente, anzi c'è grandissimo entusiasmo, io sono felicissimo di essere qua, ma veramente, il Presidente sa che ho preso decisioni importanti, che ho messo Ravenna davanti a tante situazioni, perché la considero una grandissima opportunità,
per me e spero che lo sia anche per Ravenna. A livello tattico invece pensi di adottare il 3-5-2 come modulo? Ma io sono abbastanza elastico, nel senso che non mi leggo mai un modulo solo. Questo accade da quando inizieremo a lavorare a luglio con la squadra, nel senso che credo molto che oggi si parla di principi più che di moduli e credo che noi abbiamo dei principi che saranno precisi e che si possono adattare sicuramente a delle cose fisse che sono le due punte o che sono il mediano, però il 3-5-2, che sia 3-5-2, che sia 4-3-1-2, che ho usato tanto quest'anno, ecco, direi che questi sono i due moduli che porteremo avanti. Pensa che possono essere appunto disposizioni che si legano bene a questa squadra che comunque ormai conosce bene, avendo affrontata più volte quest'anno, e in tal senso sul mercato pensa che si debba intervenire e soprattutto in quale zona del campo? Ma allora, la prima risposta è quella, ecco perché io penso sempre a due moduli proprio per essere a disposizione dei giocatori, cioè nel senso che ci saranno, ahimè, delle volte trovi rose che sono più portate a fare uno dei due, quindi io che ho usato per tanti anni il 3-5-2, quest'anno ho fatto l'80% delle partite 4-3-1-2 proprio perché i giocatori erano più vicini a quel modulo. Quindi io credo che nei due moduli sicuramente ci stanno benissimi i giocatori del Ravenna. Poi si tratterà di individuare quale, anche secondo me, anche quando si incontrano gli avversari si può variare. E si deve essere Montelazzi, ecco, quello è una cosa che quando ci impareremo di conoscere vedrete che gli stessi ragazzi avranno voglia anche loro di essere elastici perché insomma magari ci sono dei moduli contro contrapposizioni creano dei problemi e dovremo andare a risolvere insieme, io, i giocatori e cercare di dare meglio. È più offensivo il 3-5-2 o il 4-3-1? No, allora sono offensivi uguali, nel senso che secondo me non c'è un modulo più offensivo, c'è l'interpretazione del modulo che determina se è offensivo o no. Sicuramente io amo molto palleggiare, poi se uno mi ha visto il primo tempo a Ravenna dice boh, non mi sembra, effettivamente delle volte non si riesce a palleggiare perché gli avversari sono più forti o comunque in quel momento della partita sono più forti, quindi sicuramente mi piace una costruzione un po' più diciamo lenta tra virgolette, ma sarà una squadra molto equilibrata. Io credo molto nell'equilibrio tattico, credo molto che quando si sta attaccando si deve anche pensare alla fase difensiva e viceversa, quindi ci sarà un modo di giocare che deve portare gol, perché per delle squadre che sono ambiziose il tabellino dei 70 gol bisogna superarlo, perché sennò non si può competere per stare davanti, ma allo stesso tempo ci vuole sempre una grandissima organizzazione per avere equilibrio in fase di non possesso. Ha parlato di obiettivi, ha parlato di stagione, come è nato il contatto con Ravenna per questo cambio? Ma io devo essere sincero, qua faccio un grande applauso a Ravenna, perché io prima dello spareggio probabilmente c'era nell'idea di Ravenna il nome di Serpini Cristian, laddove Dossena fosse andato via, però non ho mai sentito Ravenna. Quindi questo dà una grandissima prova di sportività, non sono stato messo in difficoltà, quindi io penso che due giorni dopo la finale sono stato contattato dal direttore e lui mi ha manifestato la voglia di fare conoscenza, l'abbiamo fatta, ci siamo trovati subito in sintonia. Ho conosciuto il presidente Claudio Azignani e sono rimasto piacevolmente soddisfatto perché ho trovato un ambiente preparato, un ambiente che mi dava certezze, che mi dava sicurezze e quindi finiti i dubbi. Grazie. Sì.